Il sindaco e il presidente del Consiglio Comunale di Campobasso, Roberto Gravina e Antonio Guglielmi, si sono recati questa mattina nel parco cittadino dedicato alle vittime delle foibe per celebrare la ricorrenza del Giorno del Ricordo. Una presenza istituzionale ridotta al sindaco di Campobasso Roberto Gravina, in rappresentanza della città e dell'intera comunità, e al presidente del Consiglio Comunale Antonio Guglielmi, a nome di tutti i consiglieri di ogni schieramento e fede politica. Entrambi, insieme ad alcune classi del plesso di via Berlinguer dell'Istituto d'Ovidio e ad alcuni cittadini, hanno voluto partecipare ad una sobria cerimonia per il giorno del ricordo in onore delle vittime delle foibe. Quello che a volte davvero fa specie è che ogni anno ci dobbiamo ricordare di evidenziare un evento di questo tipo, una manifestazione, quindi una giornata così importante per la storia appunto anche e soprattutto della nostra Italia, e paradossalmente dobbiamo sempre precisare e evidenziare che è come se fosse un ricordo di serie B. Ecco, i morti sono morti, quindi si tratta di una pagina buia, davvero buia della nostra storia, e quindi è giusto ricordare anche coloro che furono, tra l'altro, trucidati in un modo che ormai conosciamo tutti, con grandissime sofferenze, insomma, grandi atrocità. Quindi è doveroso che l'amministrazione ricordi oggi, tra l'altro, qui, che è il luogo simbolo di questa giornata. Devono essere sempre vivi questi ricordi, anche perché, tra l'altro, sappiamo che siamo in un periodo storico in cui si sta tornando a parlare di venti di guerra. Quindi è qualcosa che dobbiamo sempre ricordare con attenzione, quindi anche questo aiuta, soprattutto con i più piccoli, a, come dire, valorizzare quanto sia importante, quindi evitare ogni tipo di contrasti che poi soprattutto possono sfociare in eventi tragici come la guerra. Tutte le istituzioni dovrebbero non solo conservare il ricordo di quei tragici avvenimenti, ma far sì, insomma, che vengano sempre condannati, proprio perché rappresentano un momento buio della nostra storia, dei tragici eventi che si sono ovviamente succeduti in quel periodo in cui intere popolazioni sono state costrette a subire delle persecuzioni e la sofferenza soprattutto che è stata lasciata in coloro che sono sopravvissuti e che oggi meritano di essere ricordati e quindi di avere un giusto attributo. La giornata del ricordo rappresenta proprio questo, siamo qua per questo, per non dimenticare, per non lasciare nell'oblio quei tragici avvenimenti, soprattutto perché oggi, ancora oggi, si parla di possibili guerre e quindi la storia deve fare in modo che questo non accada più, insomma, non avvengano più avvenimenti che purtroppo oggi ancora ricordiamo.